Arrivano finalmente novità in merito al lancio di PlayStation 5. Sony ha infatti svelato la finestra di lancio della console next gen, oltre a diffondere dettagli sulle funzionalità del nuovo controller DualShock. Prima di continuare, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche, così da rimanere sempre a portata di tutti i video targati EveryEye.it. Ad annunciare quella che possiamo considerare una vera e propria bomba di mercato è il neo presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, il quale ha pubblicato un post sul PlayStation blog annunciando l'uscita della piattaforma. Oltre a confermare che il nome ufficiale dell'hardware sarà a tutti gli effetti PlayStation 5, Ryan ha dichiarato che la console debutterà in tempo per il Natale 2020. In più, la testata internazionale Wired ha pubblicato un coverage esclusivo di PlayStation 5, nel quale viene svelato anche il nuovo DualShock 5. Il pad godrà di due innovazioni di assoluto spessore. Anzitutto verrà implementato un feedback aptico, che andrà a rimpiazzare la tecnologia Rumble che ha garantito fino ad oggi la vibrazione che abbiamo imparato a conoscere nei controller Sony. La seconda novità è conosciuta come Adaptive Triggers e sarà integrata nei tasti L2 ed R2, i quali garantiranno una maggior sensazione di precisione e permetteranno di dosare la potenza di alcune azioni come accelerata e frenata o la potenza di tiro di una freccia. Infine, Sony ha promesso che maggiori dettagli su PS5 saranno svelati molto presto. Ha poi sottolineato nuovamente che PS4 non verrà abbandonata. La console continuerà ad essere supportata grazie a produzioni come Death Stranding, The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima. Cosa ne pensate? Sarete tra quelli che si concederanno un regalo di Natale targato Next Gen nel 2020? Credete che sia la finestra di lancio giusta per PlayStation 5? Diteci la vostra nello spazio dedicato ai commenti.